come ci eravamo già espressi in commissione, pensiamo che in realtà le proposte fatte dalla Lega possono essere comunque discutibili, specialmente per quanto riguarda l'ampliamento del numero delle persone all'interno dei comitati di gestione. Questa, ecco, permetterebbe anche un lavoro e soprattutto fare una rete un po' più ampia di quelle che sono le concertazioni che finora abbiamo visto, che fondamentalmente sono state fatte, di come parlava prima l'assessore Remaschi, sì, sono state fatte concertazioni e si necessiterebbe di altri. Peccato che si siano limitate soltanto alle associazioni venatorie e quindi al loro interesse. Un piccolo appunto riguardo la norma che è stata approvata l'88 e il 2014, dove in fondo non è così disastrosa. No, non è così disastrosa, semplicemente ha approvato una riduzione del numero delle ATC. Come diceva lei, sì, ci vuole la semplificazione, la riduzione dei costi. Certo, giustificare la semplificazione e la riduzione dei costi con una violazione dell'articolo 117 della Costituzione e di una normativa nazionale è un modo, secondo me, dal punto di vista tecnico, che modestamente ho studiato solo un pochino di giurisprudenza, ma questo mi hanno insegnato, è un modo un attimino azzardato per fare questo tipo di semplificazioni. Io andrei a controllare un attimino di più invece quello che c'è all'interno di questi conti e dei conti di queste associazioni. E a riguardo di questo dire che, beh, sì, è vero, si sono inseriti i sindaci revisori, che tra l'altro poi sono diventati uno soltanto perché è più semplice, diciamo, avere un controllo, mi permette questo termine, più semplificato quando la persona è una sola e non un collegio di più persone. E, è stata fatta la metà del dovere mettendo i sindaci revisori, perché visti i giri di denaro che ci sono all'interno delle ATC, soltanto Arezzo, il totale solo delle quote degli iscritti ammonta a più di 1 milione di euro. Mettere dei sindaci revisori mi sembra veramente il minimo indispensabile da questo punto di vista. Comunque, ben venga che possa essere ampliato anche ad altre associazioni di cacciatori e non soltanto a poche, da questo punto di vista. Io però metterei tutto questo che ha proposto il collega Salvini all'interno di una proposta di legge più articolata che vada a modificare però a questo punto l'intera legge, perché naturalmente mettere anche un numero superiore comporta comunque sia delle variazioni sotto altri aspetti che secondo me possono essere approfondite e devono essere approfondite nell'ambito della Commissione e nell'ambito veramente di un'ottica un poco più ampia. Un'ultima osservazione riguardo anche l'eccessività della Corte Costituzionale fatta dal collega Marras. Io ho massima fiducia negli uffici e ne ho ancora di più nella Corte Costituzionale perché gli uffici fanno egregiamente il loro lavoro, ma delle volte si ha sempre il sospetto che possano avere anche, diciamo, qualche piccola pressione o incentivo ad andare in una direzione piuttosto che per un'altra e che gli uffici non si siano accorti di una violazione così macroscopica della legge nazionale, obiettivamente mi lascia molto da riflettere.